Prosegue la ricerca per vincere le malattie neurologiche. Nuovi studi sottolineano il possibile utilizzo futuro delle cellule staminali per alcune patologie, come è stato sottolineato durante il congresso nazionale della Società Italiana di Neurologia. È stata realizzata una importante novità nella produzione di cellule staminali che possono essere estratte dalla cute e trasformate in cellule staminali totipotenti che diventano poi cellule somatiche di qualunque tipo, a neuroni per esempio. Sicuramente questa metodologia offre grandi speranze e grandi possibilità di riparare i tessuti danneggiati ridando funzione a organi ammalati. Riguardo alle terapie già disponibili, l'Agenzia Europea del Farmaco ha approvato Perampanel, un farmaco sviluppato come terapia aggiuntiva per le crisi epilettiche parziali di pazienti oltre i 12 anni di età. La caratteristica importante in termini di efficacia è che questo è uno dei farmaci, dei pochi farmaci, ad aver dimostrato in questa fase di primo sviluppo una efficacia in adolescenti, tant'è che il farmaco ha l'indicazione terapeutica dai ragazzi dai 12 anni in su. È un dato importante perché coglie già ora una fascia importante di persone con epilessia. Il secondo aspetto è quello di aver dimostrato un'efficacia anche in pazienti già sottoposti a trattamenti più energici per la malattia. E nel trattamento di crisi parziali in soggetti adulti con epilessia di nuova diagnosi, la monoterapia con zonisamide ha dimostrato di possedere sicurezza ed efficacia. Considerare nelle epilessie parziali di nuova diagnosi, noi dobbiamo cominciare con una monoterapia, perché le cose devono essere più semplici possibili. È chiaro che dovendo iniziare con una monoterapia bisogna selezionare un numero, noi possiamo scegliere tra un numero molto minore di farmaci, tra quelli che sono approvati per la terapia dell'epilessia, perché solo alcuni sono approvati per la monoterapia, tra questi recentemente la zonisamide. Il problema dell'aderenza è un problema critico. È chiaro che l'aderenza fa il successo della terapia, perché qualunque farmaco, anche il più efficace, se non viene preso, non funziona. Se la zonisamide può essere somministrata una sola volta al giorno, questo è un grosso vantaggio. Diverse malattie dell'occhio sono causate dalla crescita di vasi sanguigni patologici e non correttamente funzionanti. La formazione di questi vasi sanguigni è regolata da una proteina chiamata VEGF. Oggi sono disponibili nuovi farmaci capaci di raggiungere il sito di formazione dei vasi sanguigni patologici e di contrastare l'azione del VEGF. La terapia con inibitori del VEGF ha portato a un sostanziale miglioramento in quanto, soprattutto se la patologia è precoce, può indurre una rapida chiusura della membrana, limita molto la cicatrizzazione della membrana neovascolare, permettendo a questi pazienti di recuperare in modo ottimale o appena subottimale la loro funzione visiva. In questo senso, è una notevole novità e un'ottima chance per i pazienti che purtroppo soffrono di questo tipo di disturbo. Tra i farmaci anti-VEGF, Ranibizumab è al momento l'unico approvato e rimborsato per 5 patologie della retina. E da oggi è disponibile la nuova siringa pre-riempita di Ranibizumab, che grazie al suo innovativo meccanismo risulta più precisa, sicura e maneggevole, riducendo il potenziale rischio di infezioni oculari. Sicuramente abbiamo visto da questo nuovo device di preparazione del farmaco e le nuove modalità di utilizzo del farmaco, abbiamo aggiunto una maggiore puntualità da parte del medico nel trattare il paziente e un aumento di sicurezza per il paziente stesso, perché sappiamo quello che è un passaggio di preparazione del farmaco, dell'iniezione stessa, che è un momento delicato di possibile rischio di contaminazione. E tutto questo, tra l'altro, a parità di costo, noi consideriamo che anche la preparazione del farmaco ha un costo. Noi l'abbiamo già pronto per l'iniezione, quindi nell'iter si è più rapidi nella somministrazione, aggiungendo sicurezza. Parte il concorso dal titolo Sulla mia pelle, vinci lo stigma, vinci Giffoni. Promosso da Janssen Italia con il Giffoni Film Festival, il più importante appuntamento per il cinema dei ragazzi, intende dare informazioni sulla psoriasi. Sul sito internet www.sullamiapelle.com si trovano le informazioni utili per il concorso. Il vincitore farà parte della giuria del Giffoni Film Festival e sarà ospite del festival per una settimana. Abbiamo constatato durante il festival, abbiamo avuto occasione di intervistare davvero centinaia di ragazzi, perché ovviamente è un punto privilegiato in quel periodo del festival.
festival, cioè a luglio, nella settimana, nei 10 giorni del festival, ci sono migliaia di ragazzi. Abbiamo fatto molte interviste insieme ai ragazzi della masterclass per capire quanta informazione ci fosse sul discorso psoriasi, e abbiamo scoperto che davvero c'è poca informazione, nel senso che l'informazione esiste, sul web ci sono tante possibilità di documentarsi, però ai ragazzi, soprattutto di una certa età, è difficile che arrivi questa informazione, e da lì anche l'idea, troviamo un modo per comunicarlo in modo che arrivi il messaggio anche a tanti ragazzi in più. Il concorso punta a far sapere a tutti gli italiani che la psoriasi, una malattia della pelle che colpisce oltre 1,5 milioni di persone, non è contagiosa, si può curare e non ha senso isolare chi ne soffre. Il messaggio che deve, secondo me, essere enfatizzato è che è una malattia non trasmissibile, che è una malattia curabile e che quindi i pazienti, quando hanno questo disturbo, devono rivolgersi dal medico di famiglia, dal medico specialista, perché come per tutte le malattie infiammatorie croniche, prima si cura, prima si può tentare di eliminarla e di prevenire l'aggravamento della malattia. A parte casi eccezionali che potrei stimare nell'1-2%, oggi tutti i pazienti che soffrono di psoriasi, dalle forme più leggere alle forme più gravi, sono in grado di essere curati, non guariti, curati, nel senso che noi abbiamo, sia per le forme lievi che per le forme gravi, le possibilità terapeutiche di dare loro un aiuto e farli vivere bene, cioè senza vedere le macchie e senza avere sintomi di dolori articolari. L'Italia è tra i paesi europei che destinano meno risorse alla spesa sanitaria pubblica. Gli esperti riuniti al Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera segnalano che la spesa farmaceutica italiana da 10 anni è inferiore alla media europea. Allora, la spesa sanitaria pubblica su PIL è tra le più basse dei paesi europei industrializzati, quindi già a livello generale. Se poi andiamo sul dato pro capite, noi a livello pro capite spendiamo meno dei principali paesi europei, quali Inghilterra e tutto il Regno Unito nel suo insieme, la Francia, la Germania e in parte anche la Spagna. Nel Servizio Sanitario Nazionale la tematica ormai sempre imperante è quella del contenimento dei costi. Questo significa che se noi lavoriamo solamente al contenimento dei costi, noi attiviamo semplicemente dei risparmi, ovvero dei tagli. Diversi paesi europei hanno strategie di sostegno alla ricerca farmaceutica, mentre in Italia il farmaco è stato tolto dalle priorità industriali. La conseguenza è la fuga dal nostro paese di ricerca e di risorse. È importante investire nel settore industriale farmaceutico, quello attivo, quello produttivo, quello che genera innovazione e che arricchisce il PIL, come hanno fatto molti paesi, cosa che negli ultimi anni in Italia a livello di politica macroeconomica è venuto meno, nonostante alcune aziende stiano continuando a cercare di effettuare degli investimenti, però se l'area che continua ad essere sarà questa qua, io temo che inizino quindi piano piano a lasciare i siti di ricerca in particolare per andare in altri posti dove hanno chiaramente maggiore incentivazione a effettuare questo tipo di investimento. Per invertire questa tendenza si dovrebbe prevedere un fondo da reinvestire nella sanità, che dia certezza anche alle aziende e vantaggi ai cittadini, perché il risparmio raramente si traduce in migliore assistenza. Una delle aree di riflessione su cui noi siamo parte come aziende attive nel dibattito è quello di prevedere un fondo che abbia una propria autonomia e una propria dignità rispetto a quello che è il panorama della politica sanitaria. Tutti i soldi che possono essere risparmiati, il ritorno dagli sprechi, le riduzioni dei costi devono essere reimmessi all'interno del sistema sanitario per garantire un accesso più rapido e più veloce a nuove tecnologie, all'introduzione di procedure chirurgiche nuove, a modelli organizzativi differenziati e appunto anche a investire nella formazione, nella ricerca e nello sviluppo. Il discorso di una programmazione più certa da un punto di vista anche delle risorse consentirebbe alle aziende, con tutti gli interlocutori, il regolatore e non, di fare una maggiore programmazione e attenzione su quelli che sono anche i percorsi terapeutici, per esempio, del paziente, che è un'area molto delicata e attenzionata soprattutto dalle regioni. I farmacisti ospedalieri sottolineano che i farmaci innovativi devono essere considerati un risparmio e non un costo se utilizzati correttamente, e i farmacisti possono contribuire a individuare i farmaci efficaci e utili a limitare gli sprechi. Negare delle terapie avanzate significa apportare una maggior spesa anche
sul sistema nel suo insieme, quindi sia nell'assicurativo INAIL sia sull'INPS per quanto riguarda tutte le invalidità. Dispositivi, modelli organizzativi, diminuzione delle liste d'attesa, miglioramento della qualità di vita del paziente, sono tutti elementi ai quali noi lavoriamo affinché oltre a gestire con oculatezza le risorse che abbiamo in sanità, riusciamo a dare al cittadino un'assistenza di migliore qualità. Arrivano continuamente in commercio, vengono immessi farmaci innovativi e dispositivi medici innovativi, e qui il farmacista può intervenire aiutando i clinici nelle scelte, facendo capire quali sono effettivamente le innovazioni reali che possono giovare alla salute del paziente, e quindi può aiutare in questa sua attività a razionalizzare e a contenere la spesa farmaceutica e a limitare al massimo gli sprechi. Per il terzo anno consecutivo parte l'iniziativa dal titolo Ci sta a cuore il tuo cuore, campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare che si svolgerà per tutto il mese di novembre in oltre 500 farmacie italiane. A novembre in tutte le farmacie del network Apoteca Natura, oltre 500 farmacie in tutta Italia, per localizzarle si può andare sul sito www.apotecanatura.it, si svolgerà la campagna Ci sta a cuore il tuo cuore e sarà possibile effettuare una serie di approfondimenti per valutare il proprio rischio cardiovascolare in maniera totalmente gratuita, dalla misurazione del colesterolo alla compilazione di un questionario per la valutazione secondo la mappa del rischio cardiovascolare dell'Istituto Superiore di Sanità. In maniera facile e veloce sarà possibile conoscere un pochino di più della propria situazione in questo ambito. Oltre 46.000 italiani hanno partecipato alle edizioni precedenti e la prevenzione di malattie cardiovascolari tra queste persone si può tradurre anche in un risparmio economico per la sanità. E secondo alcune prime stime dell'Università Cattolica di Roma è già di oltre 1 milione di euro il risparmio legato ad alcune delle possibilità di prevenzione, di intercettazione di queste situazioni di possiamo dire di mancata malattia. In più, in alcune farmacie italiane è partito uno studio sulla revisione dell'uso dei farmaci per migliorare la conoscenza da parte dei pazienti dei medicinali che stanno assumendo. In un momento in cui il paziente ha bisogno di essere aiutato per poter interpretare al meglio la cura che il medico ha prescritto, il farmacista lo affianca e fa in maniera che, da un punto di vista anche economico, lo sforzo che lo Stato compie per fare prescrizione, per fare diagnosi e prescrizione, non sia vanificato da una impossibilità sua di comprensione rispetto alla terapia. Quindi il farmacista a disposizione del paziente per affiancarlo nel momento in cui con la prescrizione medica si trova di fronte magari qualche difficoltà nell'interpretare la cura e anche controlla che la cura sia presa con l'efficacia pensata dal medico.